per partire. Il viaggio l'ha organizzato Paolo. La botte è sviaggi. Adesso siamo carichi come dei muri, come potete vedere. E adesso siamo qua. Se il corpo andava storto, torneremo più leggeri. Se torniamo in mutande. E sono sicura che funzionerà. Secondo me risparmieremo. Dovremmo andare alle Bertole, ovviamente. Ma più che altro dovremmo tornare sani. Ripartiamo alla volta di Lima. E questo personaggio? Non è il bigliettaio. Come potete notare, ha un fucile ed è un personaggio. E chiede la mancia perché dicono che proteggono la sì, strada. Dai, la protezione carrettera. E dicono, allora qualcuno gli dà i soldi. Questa è la Cruz del Sur. La principale compagnia in Perù. No, sicuramente la più bella, più pulito, più servizio, il cibo è buono. In ogni viaggio ti viene dato il pranzo. Sì, beh, in questo caso notiamo anche i sedili in pelle reclinabili. E non sfondi. Poi, come vedete, il paesaggio è stupefacente, saranno 2 ore e mezza di viaggio, ma cambia continuamente. Sì, tra dune o montagne. Io qua che dormo, l'ho visto molto il paesaggio. Ti ha colpito particolarmente, vabbè, dai. Comunque la panamericana questa qua. Sì, l'hai già detto. Arrivati a Paracas abbiamo trovato questa sistemazione per una notte a neanche 10 euro. Sì, perché era in costruzione però. Questo è il bagno con la nostra doccia, con l'acqua fria. Tanto ci abituati a fare la doccia fredda. E il ventilatore. Questa è la nostra TV. Oh, sveglia presto la mattina. Dopo una notte in cui mi sono cotta dentro il sacco a pelo, vabbè. Comunque Paracas è una cittadina turistica. Carina, bella. Adesso è agosto e inverno, quindi non c'è tanta gente per quello. La barchetta che ci ha portato fino alle isole Ballestas. Abbiamo pagato 40 soles, ma avremmo potuto pagare anche di meno se... se ci fossimo messi a cercare in paese. Sì, perché ci sono tante compagnie che magari sono anche più piccole. Però alla fine i viaggi sono sempre gli stessi per tutti, quindi non vale la pena pagare di più. Questo è il viaggio. Stavamo andando verso le isole, la prima tappa era questo candelabro. Esatto. Non sanno quando è stato fatto. Avvolto dal mistero come le linee di Nazca, l'avrò fatto qualche UFO. Comunque fatto nella sabbia, visto che non piove mai, non va mai via. Ecco che qui arriva il meglio. Potete ammirare le isole. Il bianco è dovuto al guano che fanno gli uccelli. Che praticamente viene raccolto ogni 7 anni ed usato come concime. Questi sono i leoni marini. E in Perù ho scoperto perché si chiamano leoni marini. E perché si chiamano leoni marini? Perché hanno la criniera. Il maschio ruggisce, vedi? Ah, ecco, guarda come ruggisce. Sai cosa gli ha detto? Eh beh. Comunque, veramente un altro mondo. L'isola è disabitata. Questo è un ponte alla Hitchcock. Sì, vorrei sapere chi si arrampica da quella scala, comunque. Vabbè, più che altro è quello che ti arriva dal cielo, che forse... Sì, perché ogni tanto, giustamente, capita, capita di essere colpiti dall'alto. Dall'alto, vabbè. Infatti, se vedete, ce ne sono di uccelli che girano nella zona. Veramente tanti. I cormorani. Sì. Che somigliano ai pinguini, cioè ci sono anche i pinguini, noi adesso non li vediamo, però questi sono cormorani. Comunque veramente una cosa spettacolare. Poi le grotte naturali. Questo è un uccello solitario. Questa era... Era incinta. Era incinta di qualche mese e poi coreografia naturale fatta da... Mentre torniamo indietro... Dai pellicani. Dai pellicani che volano uno dietro l'altro, sfruttano la scia e poi si alzano per schivarci. Emozionante.